Incentivare la lettura e l'abitudine a frequentare la biblioteca è tra gli obiettivi principali del patto locale per la lettura che il Comune di Ottati ha sottoscritto con le associazioni presenti sul territorio. Il patto per la lettura 2022-2024, spiegano dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Elio Guadagno, è promosso dal Ministero della Cultura con lo scopo di incentivare la lettura quale valore sociale fondamentale e l'abitudine a frequentare le biblioteche che sono idonei spazi di crescita e confronto generazionale. Anche il Comune di Ottati entra dunque a far parte degli enti sottoscrittori dei patti per la lettura, che si legge nel manifesto del Centro per il Libro e la Lettura, riconoscono la lettura come un valore sociale fondamentale da sostenere attraverso un'azione coordinata e congiunta di soggetti pubblici e privati presenti sul territorio. Considerano i libri e la lettura risorse strategiche su cui investire con l'obiettivo di migliorare il benessere individuale dell'intera comunità, favorendo la coesione sociale e stimolando lo sviluppo di pensiero critico della cittadinanza. L'iniziativa, spiega il sindaco di Ottati, si pone coerentemente con l'attività realizzata dall'insediamento dell'amministrazione circa il potenziamento e la valorizzazione della biblioteca comunale Antonio e Teodoro Bamonte, spronando i cittadini a fruire del patrimonio librario e dell'immenso potere culturale costituito nel libro. Il primo cittadino ha infine reso noto che è in fase di realizzazione anche il laboratorio di restauro della carta, del libro e dei manoscritti con l'Università Sor Orsola Benincasa di Napoli nel convento dei Domenicani, risalente al 1480.